A me mi piacciono i film con tanti attori, con molta azione, con tanti effetti speciali. Mi piace il cinema perché il film è grande e ci sono tutte le persone intorno a me. Quello che mi piace del cinema sono le pubblicità delle macchine. Se c'è un film di paura, quando entro dentro al cinema ho un po' paura. Ma devo dire che io preferisco leggere il film perché sono come... non finiscono quasi mai. Effetti speciali, storie, attori. Vi portate un articolo tra i più lunghi che in quegli anni e in quei decenni il giornale scrivesse a fronte di questa straordinaria novità che era arrivata, approdata a Torino circa 11 mesi dopo essere stata presentata a Parigi, no? dagli stessi Lumière. C'è tutta una descrizione dei vari metodi di cinematografia che erano stati sperimentati in quegli anni, poi tutto un racconto tecnologico di come funziona questa macchina dei Lumière, ma la cosa che mi incuriosiva di più, l'articolo girava anche in seconda pagina, quindi, ed era firmato G. Ferrari, chi lavora alla stampa. Io infatti ho chiesto a Ferrari se era un suo parente, ma mi ha detto Gabriele Ferrari, che è un giornalista che si occupa di spettacolo di cinema, mi ha detto che non era né lui né lui. Ultima cosa, siamo qui a presentare questo programma e abbiamo chiesto di incontrare delle classi di ragazzi perché noi abbiamo un'altra fissazione, che è quella di non accontentarci dei numeri degli ascolti e di non accontentarci neanche dei rilevamenti del tradimento. Ci sono indagini che vengono fatte per capire quanto un programma viene osservato, visto, gradito, il materiale, la macchina e il proiettore veniva dato in gestione alla sala locale e così hanno mandato in giro nel mondo, a Mosca, in Brasile, in India, hanno fatto una specie di CNN di fine Ottocento. In realtà loro il cinema lo vedevano quasi come un gadget, pensate che non ci credevano neanche, perché dicevano sì, è una moda passeggera e tutto il resto. In effetti il cinema è cresciuto sulle idee degli altri. Sono arrivate altre persone che ci hanno messo le idee, perché non bastano le macchine per fare le cose.